autostrada Salerno-Reggio Calabria, 21 luglio 2012, è arrivato il sole ore. Se riuscite a vedere la temperatura, vi ho scotto 7,39 gradi. Siamo tra 39 e 40 gradi, oggi appunto 21 luglio 2012, siamo sulla Salerno-Reggio, all'altezza del vicolo di Tarsia. Come potete vedere la situazione è sempre la stessa, adesso hanno aggiunto un limite di 90 km orari su tutta l'autostrada, non si capisce bene questo 90 ore cosa voglio dire anche sui tratti che sono già terminati. Tra poco arriveremo nella zona dove stanno costruendo praticamente le nuove gallerie di questa autostrada, qui i lavori proseguono da una decina d'anni, ancora non si è capito cosa verrà fuori alla fine. E ringraziamo ovviamente il coordinatore ANAS, dirigente ANAS di Cosenza, che ha assicurato tutti riguardo al fatto che questa autostrada sarà terminata entro il 2013. Io il 2013 mi prendo l'impegno di andare da lui al 1 gennaio 2013 a chiedere le condizioni di questo tratto autostradale, che come sempre ci fa perdere minuti che poi diventano ore in ogni viaggio che facciamo. Come potete vedere, questa è la situazione di oggi e poi vedremo quale sarà la situazione al primo di gennaio del 2013, quando dovrà essere tutto terminato, tutto pronto. Qui si continuano a costruire e a confezionare gallerie artificiali una presso l'altra, evidentemente gli appalti per queste aziende sono molto lunghi. Qui praticamente prima c'erano due gallerie, una è quella che attraverseremo tra poco, e adesso ce ne sono, mi pare di capire, 4, ma fino a quando non sarà terminato il tratto non riusciremo poi a capire bene quello che si vuole fare qui. Ecco, due sembrano finite, ma è parecchio tempo che sembrano finite e non si finiscono mai queste gallerie. Eccole qui, le vedete di lato. Queste qui sono quelle che sono state costruite già da un paio d'anni, ma che continuano a essere chiuse. E noi continuiamo a marciare a doppio senso di circolazione. Adesso rallentiamo un po' per non prendere tutto il fumo delle macchine che stanno davanti a noi, e tra poco poi svincoleremo nel famoso svincolo del Tarsia Nord. Queste sono le vecchie gallerie che sono praticamente sotto Maio Lungo. Qui i limiti si sprecano, 60, 90, 40, 20, non si capisce niente. Ecco che questa è la galleria a doppio senso che poi porterà allo svincolo del Tarsia Nord. Come potete vedere, anche qui l'illuminazione scarseggia. Ricordiamo sempre che la regia è affidata al signor Salvatore Pegalino e che questo è uno dei tanti video che potete guardare su Teleradio Cinghiale Stereo Network. Le riprese sono curate come sempre da Alberto De Francesco e la regia è il Salvatore Pegalino. Anche oggi una giornata caldissima, sfioriamo i 40 gradi. Ecco qui gli amici che lavorano, e adesso qui siamo di nuovo sulla mitica Salerno-Reggio Calabria, l'autostrada senza nome, come dice il buon vecchio Beppe Grillo, l'autostrada che, ricordiamo, per il 1 gennaio 2013 dovrà essere completamente terminata. A questo punto non commentiamo più, le immagini parlano da sole. Tra poco ci sarà il grande esodo nel mese di agosto e qui ne vedremo delle belle. Cercheremo poi di documentarvi anche quel periodo. Eccoci qua, siamo quasi a Tarsia Nord. Tarsia Nord, Spezzano Terme.